Gli insetti sono animali divisi in tre parti, insetti, che si chiamano capo, torace e addome. Sul torace sono presenti 6 zampe, 3 per parte. Gli insetti hanno normalmente 4 ali più o meno modificate, tranne i ditteri, un ordine di insetti che di ali ne ha soltanto 2. Le 2 ali mancanti sono sostituite da 2 organi detti bilancieri, che consentono voli acrobatici. Sul capo è presente un apparato boccale che serve per il nutrimento quotidiano. Di solito si tratta di succhi dolci e questo vale anche per le zanzare, in questo caso il nettare dei fiori. Le zanzare non sono più grandi di un centimetro. Se si vede un animale che somiglia a una zanzara ma è più grande di un centimetro, non è una zanzara. Ma se le zanzare mangiano i succhi dolci, perché prendono il sangue? Solo la femmina, di solito una volta nella propria vita, prende una goccia di sangue per la creazione delle uova. E perché se prende solo una goccia di sangue dà così fastidio? Perché immette nel corpo dell'ospite un liquido anticoagulante che rende il sangue più fluido e che può risultare fastidioso e urticante, anche se non per tutti. Ci sono persone che vengono punte e non si grattano affatto. Le uova hanno bisogno dell'acqua per schiudersi. Le giovani zanzare, cioè le larve, sono animali acquatici, anche se respirano aria dall'esterno. Questo permette loro di vivere anche in pochi millimetri d'acqua e anche in acque molto inquinate. La trasformazione in pupa rappresenta il passaggio, cioè la metamorfosi, dalla larva verso l'animale adulto alato. L'animale adulto, nella maggior parte delle specie, non si allontana più di 300 metri dal luogo dove è nato. Ah, santo cielo! Stanotte mi hanno dissanguato quelle bestie. Dobbiamo sterminarli. Possibile che nessuno faccia niente? Se fossi il sindaco, saprei io come difendere i bravi cittadini da questo flagello. Sì, io comunque le attiro perché ho sangue dolce. Ma è sufficiente respirare per attirarle? Poi, a che servono? Sono solo bestie inutili. Non è vero che sono inutili. Sì, ma dovrebbero smettere di darmi così tanto fastidio. E qualcuno qui dovrebbe smettere di respirare. Se nessuno intende aiutarci, io ho la soluzione. Uscite, andate al centro commerciale e procuratevi tutto quello che esiste per sterminare queste bestiacce. È meglio che ci pensiamo noi. Già, dobbiamo iniziare pulendo il giardino. Sennò le zanzare troveranno sempre un luogo adatto per mettere le uova.